Pascal Martello, ti è piaciuto fare il film sulla camorra, sì? Ma quale camorra? Ma non gliene frega un cazzo a nessuno della camorra. Com'è non fregano cazzo a nessuno della camorra? Perché in questo film la camorra è un fatto simbolico, una grande metafora del paese. Ma che cazzo dici? In questo film Andrea ha messo tutte cazze nostre, capito? È interessantissimo. Quindi il film è ispirato a lei. Ah, tu muoi, capito? Rammo fier. E mo che capite? Come ci apparam? O me me? Fermo. Cosa fai? Il film non uscirà, cosa me ne frega? Perderò un sacco di soldi, ma mica voglio morire per un film. Il film sì, lo devi far uscire. Ma che dici, Oscar? Non ho capito, allora. Ma perché non ne hai capito? Non parlo bene italiano. Ah, allora mo te lo spiego meglio. Tutte morte ammazzate, tutte le rapine, tutti gli sparatori che stanno in questo cazzo di film di merda. Sono le confidenze che ci ho fatto io negli anni. Noi siamo legati per vicissitudini professionali, un fatto di smaltimento di cadaveri. Il vero autore del film, so chi è. E quindi mia papà, mia Resort, non solo tu lo fai uscire questo film, ma ci fanno sacche pubblicità per chi voglia diventare famose coppe quartiere, capì? Non c'è problema, ti metto in partecipazione. Una volta recuperato l'investimento, poi ti do 2 o 3 punti sull'incasso. Aizzo tamper, arapa casciaforte, muoviti. No, ma non tengo contanti. Gagita, arapa casciaforte, tamper. È tutto elettronico. Ya, Ambressi, non fo' scemo. Ambressi, ya. Cammi. Arap. Ecco. E come vede non c'è nulla. Ramel. È la copia del film, niente di valore. E perché stai in la cassaforte? Stai bene così, non ti alzare. Sento, scamarte, io tengo storia per fare film con la pala. Sta storia bellissima è quando mamma mise a cicciuzzu veduto in da bedoniere e la mamma miscata con l'asfalto. Signor Martello, c'è la polizia, l'ispettore Ventura. E vedi che arrivano i nostri alla fine. Permesso, buongiorno signor Martello. Eccomi ispettore, sono subito da lei. Allora, io direi di interrompere le prove, però mi sembrava un buon inizio. Io direi di lavorare più sulla dinamica della scena, perché soprattutto lui è poco credibile, no? Ci vorrebbe, come dicono i napoletani, cazzimme, no? La cosa, anche la pistola, va tenuta in un'altra maniera. Ci vuole proprio, no? Come fanno nei film. Vabbè, dai, poi ne parliamo, Ci scusi, signor Martello, se non siamo stati all'altezza delle sue aspettative. Ci stiamo preparando per interiorizzare questo metalinguaggio del napoletano, ma lo facciamo nostro, lo facciamo intrinseco, d'accordo? Tranquillo, faccio venire il mio coach che vi aiuta. Va bene, per quella storia siamo d'accordo, no? Certo. Allora, queste le teniamo per le prove. Assolutamente. La ringrazio, arrivederci. Buona giornata, salve. Complimenti. Salve.